Io sono uscito ufficialmente con Occhi Inverno, che è proprio il primo singolo, mentre Del Mare è stato, diciamo, un antipasto per tenere tutti i vocali prima del singolo ufficiale, che cos'è, è stato Cartagine. Occhi Inverno ha fatto degli ottimi risultati, quindi ci sembrava giusto, mi sembrava giusto, insomma, iniziare con una promozione più tradizionale. Il pezzo, secondo me, ne valeva la pena, e quindi eccoci qui. Quando hai scritto il brano? Il brano l'ho scritto, ecco, non so dirti di preciso, so che l'ho completato a maggio o giugno. Io vivo le mie canzoni come se sedimentassero, no? In un lago di emozioni, quindi a me tocca la pesca. Ogni tanto sono fortunato, ogni tanto sono meno. Sì, le canzoni ci sono già tutte, manca l'ordine preciso delle parole e il momento preciso in cui le scoprirai. Io sono in un equilibrio precario di malintesi, quindi questa è proprio la mia concezione di vita e si riflette, credo, molto bene nelle canzoni che sto facendo, soprattutto questa a Cartagine. Nella fattispecie so benissimo che Cartagine è un falso storico, quello del sale, però addirittura credo di averlo studiato a scuola o quantomeno ce ne parlavano. Mi sembrava la metafora giusta per spiegare questo rapporto, nel quale lei è il mare, grande, piena di sé, e un po' se ne frega. E io non sono il sale, anzi, mi tocca fare da Cartagine e raccogliere questo sale, Quindi sperando di finire in rovina. Guarda, tendenzialmente credo che le major negli ultimi 10 anni non abbiano contribuito alla crescita di nessun artista e a nessuna esplosione. Tutte le esplosioni che abbiamo avuto in Italia negli ultimi 10 anni vengono dal web e dalla meritocrazia. Questo, secondo me, la dice lunga sull'industria discografica, nel senso che non è solo demerito loro, è anche il fatto che non ci sono più i mezzi per poter lavorare i progetti in un certo modo. Il crollo delle vendite dei dischi si ripercuote anche in questo. Di conseguenza, la struttura indipendente ti permette di essere al 100% consapevole dei tuoi mezzi e quindi sfruttarli nel miglior modo possibile. E le realtà indipendenti hanno letteralmente surclassato le realtà multinazionali, che sono diventate niente più e niente di meno che delle banche che offrono dei finanziamenti a tasso zero senza chiedere contributi. Perché nel momento in cui un progetto indipendente funziona, loro lo accaparrano, ma il lavoro grosso l'ha fatto l'indipendente. E questa è la versione 2.0 del talent, dove tu mandi un artista molto giovane solitamente all'interno di un talent che fa il grosso del lavoro di promozione, perché lo mette sotto i riflettori per 6-7 mesi. E da lì escono poi fuori artisti, interpreti e artisti finiti che per un tot di periodo ti assicurano di avere una grande fanbase, un grande hype. Col tempo è cambiata la percezione che le persone e il pubblico ha della musica, quindi c'è più consapevolezza. In questo Spotify ha aiutato tantissimo, perché offre musica e ti dà la possibilità di essere connesso con musica che prima, alla quale prima non potevi arrivare in maniera istantanea. E quindi si cerca di colmare questo gap prendendo artisti indipendenti che raccontano magari in maniera, non magari, sicuramente in maniera diversa rispetto agli interpreti che escono fuori dai talent, perché sono dei cantautori. E in questo senso, secondo me, il pubblico ha in questo momento più bisogno dei Sto cantautori. scrivendo tanto, quindi quando ascolto, quando scrivo è difficile che ascolto perché ho paura di essere in qualche modo ispirato, non volendolo. Però non ho resistito, quindi nell'ultimo periodo ho ascoltato il disco di Samuele Versani, perché lo aspettavo tantissimo, come tutti i fan di Samuele. Lo trovo a livello di testo incredibile e quindi sono molto contento. Sono molto contento, grande Sam. Guarda, secondo me l'abito fa il monaco, è evidente, nella vita proprio. Nel momento storico in cui viviamo, dove siamo in un tritacarne, ne parlavamo prima,
un artista che torna dopo 10 anni e che quindi in 10 anni non ha fatto niente, è evidente che non aveva nessuna esigenza artistica di farlo. Quindi questo disco è spinto dall'urgenza di dover raccontare qualcosa. A me sembra che sia già una mosca bianca. E in questo senso mi fa, ancora prima di ascoltarlo, ben pensare riguardo alla qualità di quello che sarà il suo lavoro. Beh, io mi alzo con dei buoni propositi e probabilmente dormo 4 ore e mezza, 5, perché dormo pochissimo. Entro in studio e cerco di pescare quella giusta rispetto a quanto ti raccontavo prima. E quindi mi trovo o da solo o con amici, autori ovviamente, e insomma proviamo a fare quello che ci piace, scrivere canzoni che siano bellissime, con quel romanticismo che è anche un po' forse presunzione di poter dire magari oggi scrivo quella che rimane per sempre. Per cominciare è l'artista che lo interpreta, quello è fondamentale. Se tu dai a un artista che, insomma, non ha una caratura necessaria, un pezzo magari di estrema caratura, quel brano ha meno potenzialità di essere, insomma, per sempre, no? Che poi dovrebbe essere la vocazione di chi scrive canzoni, no? Fare canzoni che cambino le cose. Io sono questo, prendere o lasciare, nel senso, se ti do una mia canzone e non la rispetti, perché devo dartela? Cioè, non siamo più negli anni in cui io ti do una canzone e mi compro una casa con quella canzone, perché non si vendono più quei dischi. Magari mi compro una macchina, pure bella, però devo fare anche i conti con la mia coscienza, anche perché le canzoni non sono infinite. Prima o poi la mia pesca finirà, finiranno i pesci che ci stanno nel mio lago. Quindi io devo avere parsimonia di quello che creo, perché non voglio dover convivere per sempre con i miei mostri. Arriverà un momento in cui deciderò di andare dallo psicologo e finirò di scrivere belle canzoni. Però fino a quel momento che io ho questi mostri e ho questa capacità di scrivere queste canzoni, non devo regalarle a chi che sia. Cioè, bisogna meritarsele. Ho tante canzoni, alcune veramente molto belle, secondo me, e stiamo capendo. Io la cosa che vorrei fare come prima è tornare live, perché quello mi manca tanto. Mi piacerebbe una dimensione addirittura unplugged, uscire con un chitarrista. E in questo momento storico, vista la distanza che bisogna tenere, mi sembra anche la soluzione più bella, perché ti dà la possibilità di avere un'intimità che diversamente puoi raggiungere, avresti potuto raggiungere in un altro momento storico. Ecco, in questo spero e penso che tutto quello che stiamo vivendo possa avere anche un risvolto positivo, almeno da questo punto di vista.